Mister Mao, questo cambiamento di vita che dimostra come davvero ci si possa rivelare artisti e creativi in qualsiasi momento. Sono tutti molto curiosi di sapere che cosa veramente è successo dentro e fuori di te. E poi vorremmo anche sapere qual è il tuo rapporto con l'Italia. È un rapporto privilegiato di affinità, di esplorazioni e di scambi culturali, ma che cosa vorresti dall'Italia e con l'Italia in futuro? Ok, actually I'm doing a career in the leather and the leather goods business. All the leather goods and the leather all related with Italy. And I myself have own a factory making the products, and then my lifetime always in the business. I rapporti con l'Italia, dice Mr. Mao, sono stati assidui e si sono protratti nei decenni, perché avendo impostato tutta la propria carriera imprenditoriale sui pellami, la nostra tradizione nei pellami è stata imprescindibile, quindi gli scambi commerciali e di saperi sono stati di lunga durata nei decenni, quindi l'Italia è diventata la così patria di business d'elezione per Mao, che la ama e con la moglie la visita continuamente. E 10 anni fa, dalla calligrafia e da questo cambiamento di vita, si è approdati alla pittura. E lo scherzo che Mr. Mao fa, perché la pittura è più facile per un cinese della calligrafia. Le ragioni per cui siamo qui è legata ad un'amicizia personale con Gianni, uno dei maestri dei pellami, che 25 anni fa ha iniziato a lavorare con Mr. Mao, e quindi questa assidua pratica con l'Italia e la scelta della capitale di Roma per presentare questo percorso spirituale, di vita e artistico, sono caduti su Roma anche grazie a un'amicizia che si intreccia con la dimensione personale. Yeah, we like my wife and I all like Italy very much. We came almost Questo lo avrete capito, c'è un atto d'amore nei confronti dell'Italia che pratica sempre con la moglie. Mi permetto di fare una domanda. I may ask a direct question to you. Siccome quello della pittura è lo stadio che segue queste esperienze estreme, anche di isolamento, di corpo teso nelle arti marziali e nella ginnastica suprema, gli scacchi, la musica, insomma una disciplina lenta e sofferta, la pittura non è arrivata così in maniera spontanea. Gli ho chiesto a Mr. Mao se ha mai pensato di arrendersi. For Chinese painting, very important, have to learn. Ecco, questo è un inno alla meditazione come strumento per entrare in contatto con la natura e con le montagne, quindi lunghi periodi di isolamento, di ascolto dei palpiti del proprio cuore, di ascolto, io aggiungo, del respiro e comunque di questa consonanza con i movimenti della natura che risentiamo dentro di sé nella meditazione. Ma quindi è un lungo e meditato processo che porta poi a dipingere quello che vediamo. And how important is the philosophical, if we may call it so, tradition of Tao and Zen Buddhism for you? Yeah, it's very important because you Taoist Buddhism. Quindi la premessa per il fare arte è ritrovare l'energia e l'equilibrio interiore. Se si conoscono bene le premesse del Tao, del buddismo Zen, ma se non le si ritrovano nella pratica costante del ritrovare il sé, quindi una crescita personale e un percorso spirituale, non si può arrivare ad essere artisti. Quindi il ritrovare la propria più profonda identità è il percorso da fare. Oh.